Non ci sono lupi, così con puntate. Parliamo di lei. Respiriamo prima un ambiente storico, perché è molto importante. Molto importante perché praticamente tutto parla dal 1648, nel 500 e nel 600, le guerre furono guerre di religione in genere, ma anche guerre di egemonia francese, spagnola in Italia. Tedeschi, inglesi, però a partire dalla pace di Versailles, nel 1648, si erano venuti dei medaglioni, mai più guerre. Iniziò il 700, l'epoca di Lugo, eccetera, eccetera, e fece una carretta di guerra. Però le guerre che si fecero erano guerre dinastiche. Che significa guerre dinastiche? Significa che lottavano tra di loro per il possesso dei territori, dei re. Gli stati più importanti erano l'impero di Spagna, che era enorme, perché all'epoca di Carlo V, che è stato pure a casa della luce, non so se lo sapete, e ha dormito proprio nel castello di questa luce, cioè il castello, una specie di ammasso di erbacce che è rimasto del castello. Comunque, Carlo V l'impero è un tramonto verso perché possedeva i Paesi Bassi, l'Italia, gran parte dell'Italia, la Spagna, il Portogallo. E poi, anche essendo imperatore, aveva anche il controllo della Germania, anche se non lo possedeva. Però anche poi, tutto il Sud America, l'Argentina, era l'impero che non moriva mai. Il quadro l'ha fatto Tiziano e San Prato a Madrid. Dopo queste guerre, praticamente, entrarono in campo i Borbone. Perché è importante questo? I Borbone nascevano in Francia, anzi, fra la Francia e la Spagna, una regione che si chiama la Navarra, che sta a confine, zona nord quasi, conosce un po' la zona della Francia, a cavallo dei Pirenei, però qui sotto che ha sotto. E comunque, a un certo punto, Enrico di Navarra sposò la figlia della Caterina de' Medici, che era la regina di Francia, moglie di Francesco Enrico, e ovviamente portò l'esperienza fiorentina nel suo regno. Il marito morì. Una specie di guerra, quell'era anche lì facevano i tornelli, no? Si spezzò la lancia e si conficcò le porte dopo 3 giorni. Questo evento venne già scritto da Nostradamus, non so se lo conoscete, una specie di profeta che visse nel 500 proprio all'epoca della Regina dei Medici. E comunque, per il resto, mi sposare la figlia Margot a Enrico di Navarra. In quell'epoca in Francia ci stavano due partiti, protestanti, si chiamavano Ugolotti. Praticamente era una corruzione dei termini Agenerknosse, che sarebbe poi i federali svizzeri. Dall'altra parte ci stavano, seguivano i cattolici di Pisa. Si dice, non so se ricordate, forse che sono dei quadri molto importanti, la notte di San Bartolomeo, per il 73, quando vennero massacrati i militari protestanti alla memoria di Margot, praticamente poi il marito di Margot Enrico prese il sopravvento praticamente e diventò re di Francia e inizia la dinastia dei Borbone. Dopo Enrico IV, Borbone assassinato, la maggior parte ci fu una brutta fine, insomma, una guerra dei tre. Praticamente i Borboni entrano, voglio essere un tesoro.